a tutti e Zugu, benvenuti in un nuovo video dedicato a Spider-Man No Way Home. Non ci si ferma mai, ragazzi. Ogni giorno esce fuori una notizia, ogni giorno esce un trailer, una cosa. Vi giuro, non ce la faccio più, ma comunque sono felice di ciò. Vi ricordo che oggi è uscita l'intervista con Lorenzo De Angelis, doppiatore di The Amazing Spider-Man. Oltre a ciò è un attore, è un cantante, fa tante cose, quindi andatevi a vedere l'intervista che è super interessante. Si parla anche di No Way Home, quindi se siete curiosi pure sotto questo aspetto, andatevi a vedere il video, lo trovate su YouTube, è uscito oggi. Domani ci saranno dei video dedicati ad Occhio di Falco, sia domani che mercoledì, un pochettino più in ritardo rispetto a quel che avrei desiderato, però la serie ormai è alle porte, arriva appunto questo mercoledì, quindi stiamo entrando nel periodo Occhio di Falco, ragazzi, e sto impazzendo, vi giuro. Tra l'altro domani sera, ripeto, come ho detto nel video di ieri, domani sera ci vediamo in streaming su Twitch Spider-Man Far From Home, ok? Fa parte del nostro rewatchone di tutti i film per arrivare a No Way Home. Abbiamo già visto Homecoming, ora vediamo Far From Home e poi continueremo con The Amazing e infine i Raimi. Comunque, a parte ciò, avrete già letto un pochettino dal titolo di cosa andiamo a parlare quest'oggi, quindi lanciamoci in questo nuovo goloso video dedicato a Spider-Man No Way Home. Allora, partiamo da un presupposto. Tutte le informazioni di cui andiamo a parlare oggi sono state rivelate pochi minuti fa da Daniel RPK, ossia un famoso insider e scooper, di cui spesso comunque vi parlo nelle varie notizie, e oggi si va a parlare di Spider-Man No Way Home. Ha rilasciato un pochettino di informazioni. Sappiate che ovviamente tutto quello di cui parliamo potrebbe diventare vero, come potrebbe anche non diventare vero. Certe volte capitano anche degli errori in tutto ciò, può capitare un'informazione sbagliata, quindi comunque io vi riporto la notizia in generale, così ne parliamo insieme. Fatemi sapere anche voi nei commenti cosa ne pensate di tutte queste cose. Allora, partiamo da info di base rivelate anche qualche giorno fa. Un'info di base è che gli altri due Spider-Man, ossia Toby ed Andrew, di cui continuo a dirvi che non ci possono non essere, io non vedo l'ora, ragazzi, sono troppo gasato, arriveranno verso metà film, il che secondo me, se si rivela vero come cosa, ci sta. Io mi accontentavo anche di una mezz'oretta, tipo, non so, di certo non voglio fargli fare un cameo, non voglio che facciano una cagatina, però secondo me ci sta. Deve essere il film di Tom Holland, ma allo stesso tempo deve essere un film del multiverso legato ai precedenti film di Spider-Man, quindi penso che una cosa del genere ci sia. E quel che abbiamo ipotizzato da sempre è che se ci sono Tobey Maguire ed Andrew Garfield, ci dovrebbero essere anche Mary Jane, ossia Kirsten Dunst, ed anche Gwen Stacy, ossia Emma Stone. Ovviamente sorvoliamo sul fatto che il personaggio di Gwen Stacy, quindi Emma Stone, è morto alla fine di The Amazing Spider-Man 2. Spoiler, se non l'avete mai visto, ragazzi, siete dei mostri, andatevi a recuperare perché anche quelli sono fondamentali. O anzi, aspettate che ce li guardiamo in streaming su Twitch, così ce li godiamo insieme. Scusate se sbiascico, ma sto facendo troppa roba in questi giorni, ragazzi. Veramente non potete, un'esplosione di cose. Comunque, a parte ciò, per quanto riguarda le due attrici, a quanto sembra era originariamente in programma un loro cameo all'interno del film, cosa su cui io ancora spero. Onestamente, su questa cosa io spero vivamente che non sia vera, però ve la riporto per senso del riportarvi questa notizia. Io spero che non sia vera, ma il nostro caro Daniel ci comunica che non ci saranno, le due attrici non saranno presenti all'interno del film perché c'è stato il Covid. A causa del Covid non sono riusciti a organizzarsi, non ha ben specificato ovviamente qual è la motivazione, probabilmente nemmeno la sa lui, però comunque dice che non ci sono. Ma, a quanto sembra, Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, ha in piano un progetto nel quale riportarle entrambe. Ora, devo dire che questa seconda parte mi intriga veramente tanto, perché numero uno, si parla sempre del fatto che Gwen Stacy dovrebbe essere morta, quindi io penso che si vada a puntare a Spider-Gwen, e io ci spero tantissimo perché Gwen in The Amazing Spider-Man, ragazzi, per me è clamorosa, cioè sì, in entrambi i film è fantastica, ok? Emma Stone in quel ruolo era azzeccatissima, e poi anche il fatto di riportare Mary Jane mi incuriosisce ancora di più, perché come, cioè, non lo so, dovremo vedere, più che altro è da comprendere se vogliono riportare quei personaggi che abbiamo conosciuto, oppure dire, ehi sì, sono quelli, ma sono delle varianti di un altro universo, quindi sì, portiamo le attrici, ma poi i personaggi sono un po' diversi. Quindi questa cosa è da vedere, vedremo se poi si avvererà tutto ciò, chissà. Oltre a ciò, a quanto sembra, tra i nuovi progetti non di Kevin Feige, quindi non dei Marvel Studios, ma di Sony, di conseguenza immagino per quanto riguarda il loro universo con Venom, Kraven il Cacciatore, Morbius, che è tutto un po' strano perché abbiamo già detto si lega pure all'Avvoltoio, quindi è un po' un casino, è un po' un universo unito, un po' è separato, un po' si fanno i cazzi loro, un po' è tutto mischiato. Comunque, Sony starebbe progettando due film
uno dedicato a Sandman, e sono molto curioso perché il Sandman di Spider-Man 3 a me è piaciuto davvero tanto. Ci sono anche delle scene tagliate da quel film veramente belle, con la figlia, tutte dolci. Cioè, Sandman è veramente un bel personaggio, secondo me, come l'hanno creato. Ed inoltre anche un secondo film su Rhino. Che, ok, va bene, alla fine ci avevano lasciato in The Amazing Spider-Man 2 con quel Rhino. Sappiamo che, teoricamente, in No Way Home non ci dovrebbe essere Rhino, se non per qualche piccola battuta ogni tanto. Magari, come potete vedere nell'analisi, le battute potrebbero arrivare nel momento in cui prendono in giro il nome del Dottor Octopus, scherzando anche sul nome di Rhino, che arriva ovviamente dal rinoceronte. Ma a parte ciò, comunque, anche qui, come per Emma Stone e Kirsten Dunst, rimane il dubbio. Sì, fanno un film su Sandman e Rhino, ma, a parte, li fanno sempre senza Spider-Man, immagino. Come hanno fatto Venom, come fanno Morbius, come faranno Kraven il cacciatore. Ma sono sempre loro? Cioè, è il Sandman di Spider-Man 3? È il Sandman che vediamo in No Way Home? Oppure invece è un altro Sandman? Invece per Rhino è semplicemente è il Sandman di The Amazing Spider-Man 2? Boh, perché comunque appunto in No Way Home non c'è. A parte ciò, sempre riguardo i villain, e nello specifico sempre riguardo Sandman e Lizard, sembrerebbe la cosa più plausibile, devo dire che mi sembra abbastanza scontato anche a pensarci. Noi sappiamo che comunque ovviamente No Way Home è ambientato anni e anni dopo rispetto alla trilogia di Sam Raimi e ancora altri anni comunque rispetto ai due film di The Amazing Spider-Man. In tutti questi anni chiaramente deve essere successo qualcosa. Io quello che già ipotizzai è che in un ipotetico The Amazing Spider-Man 3 in cui Sony potrebbe creare i suoi Sinistri 6 in seguito alla scena finale di The Amazing Spider-Man 2, in cui si vedevano ad esempio le ali dell'avvoltoio, le braccia di Octopus, eccetera, potrebbero presentarci uno Spider-Man che nella sua vita, nei suoi anni, ha già affrontato i vari villain separatamente e che poi si riuniscono però sotto i Sinister Six. Così, da una parte prosegui la storia di The Amazing Spider-Man, dall'altra parte non devi ripresentare tutti i personaggi, dall'altra parte ancora fai un film effettivo sui Sinistri 6, che è una cosa che provano a fare dall'inizio degli Sony con Spider-Man, da sempre, il loro sogno segreto nel cassetto, io spero che prima o poi ci riescano. Comunque il concetto quale sarebbe? È che a quanto sembra, sia Lizard e sia Sandman, che per quel che abbiamo visto nei film sono sopravvissuti, ok, Sandman è andato via con la sabbia, cioè diventando sabbia e volando, Lizard è stato arrestato dalla polizia, entrambi prima o poi, ok, dal finale dei loro film fino ad oggi, hanno ricombattuto in qualche modo con Spider-Man e a quanto sembra sono stati uccisi. Ed ecco quindi perché, come dire, Octopus e anche Strange, quando parlano con Peter durante il trailer, parlano del fatto che questi cattivi sono destinati ad essere uccisi da Spider-Man. Alla fine non è un'informazione così, oh mio Dio, perché anche nel trailer stesso ce lo hanno detto, ed è naturalmente la cosa più plausibile. Nel corso degli anni deve essere successo qualcosa. Inoltre, anche per quanto riguarda Lizard, c'è un piccolo dettaglio nei trailer che ci fa capire che si tratta proprio di quello che abbiamo visto in The Amazing Spider-Man. Poi comunque nei prossimi giorni ne riparliamo meglio, perché comunque un po' di robetta da dire con le nuove clip ci sta, magari ne usciranno anche altre nei prossimi giorni. Sony sta continuando a lanciare cose, oggi è uscito uno spottino con la Hyundai, però una cosa molto tranquilla, separata essenzialmente dal film. Oggi sono uscite queste altre notizie, quindi insomma ragazzi siamo pieni. Devo dire che in conclusione l'idea di vedere Emma Stone e Kirsten Dunst in No Way Home mi piaceva veramente tanto. Un pochettino spero che questa informazione di Daniel sia sbagliata, però se anche non lo fosse spero d'altra parte che sia corretta quella in cui loro due dovrebbero tornare, e anche lì la mia curiosità si accende. Poi per quanto riguarda invece i due film di Rhino e Sandman, devo dire che comunque la mia curiosità c'è. Alla fine è chiaro che Sony stia progettando un qualcosa di un po' più grande rispetto a quel che possiamo vedere fino adesso. A mano a mano stanno mettendo insieme i pezzetti, hanno fatto Venom, che è un film, hanno fatto Morbius, è un altro film, Kraven il cacciatore, un altro film. Se fanno Rhino e Sandman siamo a 5, magari potrebbero creare così i Sinistri 6. E con quale Spider-Man poi, boh, è tutto da vedere. Tutto da vedere, insomma. A parte ciò, vi ringrazio per aver visto questo video, spero vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di tutte queste notizie che vi ho portato quest'oggi, un pochettino delle vostre opinioni. Io sono un po' felice, un po' combattuto per alcune cose, dipende. Però vedremo poi quando uscirà il film. Fino ad allora, ovviamente, queste qua rimangono indiscrezioni e non possiamo sapere se effettivamente saranno vere. Un pochettino spero in alcune cose, in altre no. Però noi ci vediamo sempre live su Twitch, vi ricordo tutti i social in descrizione, Twitter, Instagram, TikTok, dovunque cercate Getaz mi trovate, ma soprattutto noi ci vediamo sempre tra le stelle. Scatush!